Lara! Dave, dimmi che hai tutto ciò che ti serve perché mi sono rotto il cazzo. Clara, scordatela. Hai ben altri problemi. È morta. Oh, no. Oh, Cristo, no. Sto tornando, è ora di farla finita. Spero non ti dispiaccia se ho fatto un po' di rifornimento. Così ora siamo pari. Sì, certo, è chiaro. Prendi pure quello che vuoi. I Fixer mi saranno presto alle costole. Non sapevo che Rose fosse morta. Doveva prendere e andarsene. Non ho prove che la Bloom l'abbia fatta uccidere. Cazzo, Aiden. Non puoi nemmeno assolverli. Cioè, ci sono troppe cose che non quadrano. Affari sporchi, voti manipolati. Bastano dei bravi PR per nascondere tutto quanto. Dopo la morte di Rose, hanno creato quello. Non so bene come né perché, ma quel codice è pericoloso. C'è qualcosa che... non ci ho capito molto, ma riguardava un certo bel... qualcosa. Bellwether. Ecco cosa voleva. Devi distruggere il codice, amico. Il resto... non mi importa che cosa ci fai. Senti, Aiden, mi spiace per Clara. Anche a me. È tutta una merda, comunque la guardi. Attento, Aiden. Quando si spengono le luci, è segno che inizia l'inferno. Molti dirigenti d'alto livello della Bloom vengono interrogati per dei filmati di natura sessuale apparsi online. Sembra che l'icona della gente non è visibile nel privato girato dal cellulare, ma il numero sul tesserino è... È emerso un filmato sconvolgente che inchioda Rushmore per l'omicidio di Rose Washington. Si tratta di un'ex impiegata del CTOS, scomparsa da più di un anno. Rushmore non ha voluto commentare. Secondo il municipio, il filmato sarebbe un falso, creato dai DedSec per screditare il sindaco. Io non lo so più, ma so che Nicky è al sicuro e che pagherai per Clara. Credi di essere un eroe? Leggi i giornali, la città ha paura di te. Presuntuosa testa di cazzo che non sei altro. Forza, vediamo. Vieni a prendermi, facciamola finita. Ah, dimenticavo di dirti una cosa, ti piacerà. Ho sbloccato il CTOS del tutto. Sono dentro al sistema. Vedrai che spettacolo. Tibon. Stavo aspettando il mio treno e tutto a un tratto le luci vanno via. Ti assicuro che è solo l'inizio. Damien ha accesso a tutto. Sì, col cazzo! Non glielo permetto a quel rotto in culo di incasinare il mio CTOS. C'è un punto debole che non conosce. Raggiungilo e spegnilo. Ti roviniamo la festa una volta per tutte. Chiamo da dentro. È bello di sentirti. Mi piace rendermi utile. Il CTOS è un miracolo creato dall'uomo. Un
sistema modello che crea una città modello per i cittadini modello. Chissà cosa ha detto la Bloom sui potenziali attacchi informatici. Sarà stato un bel dibattito. Hackers? Ma no, il CTOS è il più avanzato, bla 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 bla. Ibris, Aiden, alla fine ti frega sempre. Ma questo lo sai molto bene, vero? Ci ha chiusi fuori. Dobbiamo disconnetterlo subito. Ma l'ultima volta della gente è morta. Se non lo facciamo, moriranno lo stesso. Dimmi tutto. L'intera rete è collegata a un satellite. È una specie di valvola di sicurezza del CTOS. Ho un virus artigianale che è un vero inferno. Devi installarlo da 3 punti diversi. Che cosa fa? Taglia fuori Damien. Poco ma sicuro. Qui finisce male. Meno ne sai e meglio è, amico. Chiamami quando l'hai installato, sistemeremo tutto. Credevi di fermarmi così facilmente? Mi deludi. Ti facevo più intelligente, ma alla fine anche tu sei come tutti gli altri. Oh, mi punisci con il silenzio. Vuoi farmi crollare? Chissà che cosa potrai fare a quel punto. Andiamo, Aiden, stupiscimi! Ora che farai? Dammi scacco matto, forza! Puoi fare di meglio. D'accordo. Sì, sono colpito. Cos'era? Una specie di virus? Mi piace proprio questa storia del hacker. Sparisci, Aiden. Non puoi capire cosa sto facendo. Vuoi distruggere la città? Ah, sei vivo. Non distruggerla. Così tutti sapranno cosa si prova quando ti viene rubato il futuro. E ho conservato il meglio per te. Una difesa geniale è il miglior attacco. Ma è questo il bello dei virus. Si moltiplicano senza controllo. Fatto, i virus sono dentro. Bene, allora ci siamo. Torna al punto debole, dove abbiamo iniziato. Ora si spalancherà come una bella... Lascia perdere. Avrai un collegamento diretto con il satellite, ed è questo che conta. Ok, il collegamento col satellite. C'è una valvola di sicurezza? Ancora una cosa. Una volta dentro, usa l'exploit e via la luce. Se siamo fortunati e sono in gamba come dice il mio curriculum, scoprirai dove è Damien. Non voglio altro. Aiden, pensa fermo. Siamo al DevSec. Ti abbiamo salvato. Sappiamo cosa fai. Godetevi lo show. Dacci 30 secondi. Per cosa? 30 secondi dentro TTOS. Lo effettiamo con un codice. Poi, quando il sistema si riavvia, il DedSec controllerà il sistema dall'interno. Ripareremo ai torti della Bloom. Ci bastano solo 30 secondi. 30 secondi in segreto. Il nostro segreto. Saremmo cani da guardia. No, sono stanco dal rumore. Non lo dimenticheremo. Sono connesso a un satellite. Da qui il virus di T-Bone riavvierà tutto il sistema. Fermelo, Damien. Lo troverò. Anche tu puoi essere considerato responsabile. È questa da dove salta fuori. Ma andiamo oltre. Magari invece è colpa tua. Ricordo che il Merlot è stata una tua idea. Mi maledico ogni giorno. Per il piano. Per averti incontrato. Per non averti fermato quando potevo. Non faccio più gli stessi errori. Se c'è un problema, intervengo. Ma già, il giustiziere. Ho letto i titoli. Ora sei tu il mio unico problema. E vengo a prenderti. Ecco il faro. C'è ancora la corrente. Ed ecco Damien.
Ricordi quando io e te abbiamo deciso di unire i nostri talenti? Tutti i nostri progetti. Eravamo motivati, ma non come ora. Guarda fuori. Abbiamo messo in ginocchio un'intera città. Ora passo le mie ore in piedi sul terrazzino. È così che chiamano il panorama del faro. Il terrazzino. Lo sapevi? E io no. Dici a Ticcia. Quei terrazzini ci muoiono di vecchi. Forza! Ma che sorpresa! Ultime parole, Damien. Vuoi dire qualcosa? Ora sanno chi sono! Tutto qui? Nient'altro? Ehi, vaffanculo! Ma guardati, hai fatto un ecatombe solo per beccare un boss della mala. Ti autoassolvi solo perché la tua causa era, come, nobile? Mi hai ingannato. È per questo che sono qui. Ma che dici? Hai sulla coscienza anche Clara, come pure tuo nipote. Per questo hai allontanato la tua famiglia, vero? Loro sanno chi sei. Anche se sai giocare, a volte capita di perdere. Bla bla bla, Cristo quanto parlate! E tu che ci fai qui? Scusa, bello. Nuovo contratto. Tirala qui. Cosa? Forza, dalle un calcio. Ah, quanto mi fate ridere. Sapete, prendete tutto così sul personale, è il vostro problema. Per questo vi è andata male. Ecco la morale della favola, amici. Il telefono! Dammelo. Forza, dammelo! Non so cosa desiderasse Damien nei suoi ultimi momenti. La morte, immagino. Credevo di vendicare la morte di una bambina. E invece ho fatto questo. Bugie rivelate, re corrotti. Una città distrutta. E io, un uomo diverso. Non mi guardo più indietro. Non ho rimpianti. Guardo avanti. Ogni cosa è collegata. Sfrutterò tutto questo per rivelare, proteggere e, se necessario, impedire. Ripetiamo, il sindaco Rushmore è morto. La polizia non rilascia dichiarazioni. I documenti trafugati mostrano un'estesa rete di corruzione e legami tra il sindaco e Lucky Quinn. Si è suicidato temendo lo scandalo o è stato giustiziato? La direttrice PR della Bloom, Charlotte Garner, ha rilasciato una dichiarazione sui problemi del CTOS. Abbiamo sempre saputo che la rete CTOS sarebbe stata un bersaglio per hacker più o meno abili. Si è trattato di un ottimo terreno di prova per dimostrare la resistenza del nostro sistema. Siamo molto soddisfatti dei risultati. Il nostro firewall ha bloccato gli attacchi peggiori e, in alcuni casi, gli interruttori di sicurezza hanno bloccato i sistemi e prevenuto ogni violazione. Le vostre informazioni personali sono al sicuro. La rete CTOS è tornata pienamente operativa. Tutti vogliamo passare più tempo con le persone che amiamo. Essere attivi nella comunità, vivere in case e città più sicure. Bloom Industries ha a cuore le vostre necessità. Stiamo per lanciarci in un'impresa globale, fare del pianeta una comunità. CTOS 2.0, pensato per voi. Il mondo è il vostro palcoscenico. CTOS 2.0, per rendere le città più intelligenti.
A seguire, l'intervista a una donna che afferma di conoscere il giustiziere Aiden Pierce. Abbiamo con noi la famosa psicologa infantile Yolanda Mendes. Dottoressa, la sua storia è straordinaria. Lei ha conosciuto Aiden Pierce, il cosiddetto giustiziere. Come è successo? Ho incontrato il signor Pierce per via di sua sorella. Questo ci ha molto sorpresi. Non abbiamo trovato nessuna informazione su di lui. Lei ha deciso di parlare. Ha curato un trauma di suo nipote. Sì, esatto. Ovviamente mi spiace, ma non posso dirvi nulla. Nemmeno i loro nomi. No. Non le chiediamo questo. Ma così ha conosciuto Aiden Pierce? Che tipo è? È impossibile dirlo con sicurezza. Maschera la sua personalità. Ed è molto bravo a farlo. Davvero? Non è come un giocatore di poker. È veramente molto intelligente e cerca di dominare ogni situazione. E sta scrivendo un libro? Sì, in cui descrivo tutta la mia esperienza. Voglio analizzare la mente di quest'uomo problematico. Si annuncia una lettura affascinante. Dottoressa, grazie. Il DedSec dice basta. Le nostre parole sono state ignorate. Esseri vili come demoni hanno tentato di intaccare la nostra reputazione. Ultimo avvertimento. Ci sarà una resa dei conti. Noi controlliamo i controllori. Siamo capaci, siamo inarrestabili, siamo in guerra. Mentre prosegue la caccia al giustiziere conosciuto come La Volpe, i capi del Dipartimento di Polizia di Chicago chiedono all'amministrazione comunale e statale di stabilire pene più severe per chi commetta crimini nel nome della legge. Chiunque voglia emulare La Volpe sarà severamente perseguito a norma di legge. Chicago si sta ancora riprendendo dalle rivelazioni sull'omicidio di Rose Washington e la conseguente morte del sindaco Rushmore, quindi l'interesse nella politica e le elezioni è basso. Ma la città deve andare avanti e si vocifera che una candidata a sindaco ad interim sia la responsabile alle comunicazioni della Bloom, Charlotte Garner. Gli agenti stanno raccogliendo i pezzi dopo che un enorme malfunzionamento del CTOS ha causato estesi blackout, rotture di ponti e danni per migliaia di dollari. Il CTOS è tornato online, ma molti fanno domande sulle misure di sicurezza per gestire un sistema così complesso in una città così grande. Io sto sanguinando, e tu? Me la cavo. Ti lancio un'ultima esca. Maurice alla fine ha ceduto, è diventato un chiacchierone. Ti mando delle coordinate, da lì in poi te la vedi tu. Sempre al lavoro, eh? Sì, esatto. Per me è tutto. Jordi è così. Un fixer pignolo. Non lascia conti in sospeso. Quello con Maurice è ancora aperto, ma alla fine è un mio problema. Ha sparato alla mia auto, uccidendo mia nipote. Vorrei dire che siamo diversi, ma non lo so più. Quanta gente ho ferito? Ho ucciso? Chi merita la morte? Chi è che decide? Farla finita. Per saldare il conto. Tanto lo sapevo. Quelli come noi non sanno fermarsi. È finita. Sei l'ultimo. Non c'è un ultimo.